Raffaella. Faccio delle cose con un po'. Qui un po' di pilotoni racing, c'è Rutti e Gerini, mica solo amatori, eh? Anche i veri professional, con Luca, guardate, guarda che trio. Dopo anni di enduro ci ha ritrovato. Alla fine, appena rientrati dal viaggio del Madagascar. Ragazzi, guardate qua che mitici regalo ci fanno i ragazzi dell'arte. Pensierino, la sorpresa. Il ricordo dei 2 mesi di viaggio. Esatto. Di Madagascar. Adesso vogliamo ricordare per cosa? Per fare il Fabiano, per fare la ricostruzione di una strada che può collegare la civiltà a circa 50.000-60.000 persone che vivono nei villaggi, esatto, e hanno bisogno di questa strada per poter vivere. Così da aiutare le persone meno fortunate di noi, che noi siamo molto fortunati. E loro sono molto poco, quindi dai. Ogni tanto è bene ricordarcelo. Grazie. Dai che si parte. Buongiorno, ciao, siamo caldi, sono già quasi 30 gradi, sono già stanco. Come sei stanco? Sei già anche sudato? Ho sudato strada di arrivare qua. Ma chi come? Oggi? Ma cioè, vi presento la mia troupe. Allora lui? Io sono Lollo, sarò quello che si perderà. Ah già, è vero, stamattina con la Z ha detto che si sarebbe già perso in partenza. Sì, no. Bella piazza l'hai trovata però almeno, no? Sì, ma perché seguivo loro avevo già sbagliato un incrocio. No, ma io poi ho messo sul navigatore, ho messo la strada. È 1,5 km, non era lontano. Poi c'è il nostro amico Matteo che si sta già dopando. Che cazzo volete? Io sono uno stuntman e sono quello che deve far finta di cadere. Ah ok. Sì, per... Fai la controfigura di Luca? No, lo faccio per alzare il morale degli altri. Ah ok, è vero. Va bene. Pagano per questo. Vabbè, importante essere pagati. Importante essere convinti. Va bene, siamo pronti. Pronti e via, si parte. C'è il nostro amico Alessandro di Continental, siamo pronti. Buongiorno. A partire, Alex. Ciao ragazzi, buongiorno, si parte, siamo pronti, carichi a molle, si va. Va bene, allora siamo pronti alla partenza. Anche noi siamo pronti a partire con la nostra mitica Africhetta, inseparabile dai nostri viaggi ormai, adventuring, ormai la piazza è piena. Sì, in realtà quest'anno ci sono pochissimo. Siamo pronti? Alla gara da Pavia a Sanremo. Ho perso il conto, però no. Da Pavia a Cairo, che tra l'altro è sempre stato. Abbiamo Fabrizio, abbiamo Matteo. Ciao a tutti, voi siete quelli che comunicate, che ci dite, ci fate i nostri video. E quindi insomma io direi che voi siete, avete licenza di far quello che volete, fermarvi, fotografare, fare tutto. E sempre in sicurezza. Sempre in sicurezza. Quando volete potete anche partire. Ciao Nicola, si parte. Ciao, vai Fabio. Ciao. Stiamo uscendo da Pavia. Siamo nella zona universitaria, siamo con la nostra amica Giulia. Giulia, siamo. Bellissimo il ponte di Pavia.
sembra assurdo, ma è un passaggio. Un percorso tanto largo qua, eh? È un po' stretino, un po' tanto stretino, comunque si può fare. Ecco la pianta. Tappa, siamo un po' meno puliti di stamattina. Eccoci, ciao Nicola, ciao ragazzi. Ciao, tutto bene? Tutto a posto? Sì, dai. Sì, non erano proprio passaggi tutti da bicilindrico, eh? Qualcuno... Era per quello... Chiediamo un po' a lei che, insomma, eh? No, ma io gli ultimi chilometri l'ho fatto su asfalto. Sì? Hai fatto anche tu qualche taglio? Eh? Qualche taglietto? Sì. Ma sì. Portate ad arrivare. Sì, no, ma infatti io ero distrutta dopo quella salita che abbiamo fatto. Sì? E non ho mai fatto niente di così graduale. Ah, beh, allora. E poi ero corta. Ma sì, va bene così. No, no, non sono contenta, tanto bene. Ciao. Stamattina che era perfettamente lavata e lucida ai segni dei suoi chilometri da Pavia a Cairo Montenotte. Pietre, fango, le ramate degli alberi. Ciao ragazzo, buongiorno. Saremo pronti? Potremmo quasi partire. Tu parti quando vuoi. Ah, grazie. Vai. Ciao. Sì, sì. Ciao. Ciao. Allora Cesare, siamo pronti a partire? Da Giaveno a Cairo Montenotte. Top! Ci siamo! Siamo a Cairo Sanremo, e poi la parte meno bella, Sanremo Pavia Furgone. Noi arriviamo lì, ci prendi allo zaino e we go. E anch'io. Tu hai deciso? Vediamo. Fai la via della Sieta. La via della Sieta. Vai via sommelier, dici non voglio traffico. Magari. Si potesse catapultare sul sommelier 3000 metri. Chiavi, moto meno pulita rispetto a ieri. Allora? Te gusta? Bello perché, ho visto che hai fatto dei bei numeri con l'Harley, eh? Muy boniti. Adesso dobbiamo guarda
che li sassi e li prendi, non è che li vedo, è che non posso evitarli, quindi vado sopra. Ah, lui? Che cada vez che busco algo lo tomo, e se non lo tomo voglio detrarsi e lo tomo. Sì, 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 è vero. Ma è che è un pochino difficile da muovere, però se va, e già va, e già va sempre. È come le navi spaccaghiaccio, questa è spaccapietre. Questa va, spostano le pietre. Mare oggi vedremo Giada, ti sei riposata durante la notte? Buona partenza, ciao. Ciao Alex, sei pronto? Tutto bene? Buongiorno, siamo nati pronti. Soprattutto meno pulita di ieri, devo dire. Soprattutto siamo nati già impolverati oggi. Non abbiamo paura di impolverarci, che ce l'abbiamo già da casa. La moto un po' più vissuta. Qui il mitico Luca che si controlla le ultime, ultimi messaggini. Buongiorno. Là c'è anche Giulia. Tutto bene Giulia? Hai fatto tutto ieri? Bravo. Sempre più bello è stato. Sì. Il giro. Grazie anche a voi. Dai ragazzi. Ciao. Tu tieni aperto se sei incerto. Nel dubbio. Tutto. Buon giro ragazzi, ciao Matteo. Ciao Marco Tulli, Matteo Viviani, Matteo Viviani delle ieri. Matteo, dici di ieri, com'è stata? Ieri, ma ragazzi, per me è uno scherzo, cioè alla fine mi sono anche addormentato durante il percorso, ti dico la verità. Poi ho finto un certo interesse per non far passare male i miei compagni di squadra. Bisogna anche essere altruisti, è importante. No, è vero, che tutto il sentimento di altruismo e di buonismo che io trovo sia importante, porti proprio una ventata di simpatia a tutto l'ambiente, questo invece dà molta, molta felicità. Ragazzi, se sono io qua dove portare una ventata di simpatia siete messi male, ma male male. E infatti avevamo bisogno di una iena proprio per questo. Ragazzi, ecco. Cesare, ma Francesco, ci siamo divertiti viaggiare senza lo stress, abbiamo apprezzato molto i ristori, le pause, il gelato, le sgommate, insomma. Divertimento 100%. Ottimo. Bene, grazie Cesare. Grazie. Potete partire, ci vediamo a Zuccarello e poi dopo chiaramente a Zuccarello. Ciao dopo. Siamo molto bene, anche voi con le vostre bellissime moto, Honda e Husqvarna, direi. Avanti, ci vediamo a Zuccarello. Ciao. Com'è andata? Come ti sembra dopo il primo giorno? Tutti felici, moto sporche? Ma direi che abbiamo trovato il clima migliore, perché nonostante il caldo invece tutto è andato molto bene e mi sembra che tutti abbiano molto apprezzato i percorsi, per cui ci siamo, adesso partiamo per questa seconda giornata che sarà un po' più, ancora più fresca e montagnosa, quindi bene. E ci vediamo a Sanremo. Ci vediamo a Sanremo, certo. A dopo. Ciao a tutti. Ciao.
E direi di taglio per chi? Ciao Luca! Ciao, ciao ragazzo! Gomma si sì, si sì. Di consumo, però non è rovinata, però bella. Grande aiuto la nostra Insta 360 X3. E ci permette di farci anche i video da soli. Adesso è quasi ora di scendere. Il suo accessorio qua, il suo bel braccetto, quel pezzo ancorato al telaietto, questo bel pezzo in alluminio ricavato dal pieno, la nostra X3 montata alla grande per questi eventi eccezionali. Grazie alla nostra motina che ci ha portato in questi posti magnifici. Tutto perfetta, solo sporca. È quella, lo ammettiamo, non è una sua colpa, è una colpa nostra, ma è nel suo paradiso. E mettiamoci in moto. Che bei burroncini, simpatici e carini. In queste curve mi è fatto sbagliare. Sono dei bei burroncini. Sono delle pietre. La discesa dal Colle Garezio è sempre bella. Alla grande. Che bello. Da Zurigo con furore, eh? Esatto. Da Zurigo con furore. Esattamente. Esattamente. Anzi, da Roma a Zurigo, Zurigo Pavia. Strada lunga. Ma ne vale la pena così, Sì. Mamma, che bello. Faticosa, ma bello. Com'è andata la pastiglia dei freni? Si è ribloccata, l'abbiamo sbloccata, adesso arriva. Sembra che vada. Ma... Serrato finito! Tutto bene? Grazie! Oh! Si può andare al mare! Eccoci qua all'arrivo di Sanremo! Eccoci qua! Vado, Tutti arrivati, tutti sani!
guarda, è qui la festa. Il registro è arrivato? Sì, beh, ma ho fatto già dei due giri io. Sono andato fino su al colle Garetto. Adesso è una cosa importante da fare. Senti l'ombra e tira fuori il profilo. Eccole qua, le moto dell'A, ciao!